E benvenuti a questo secondo appuntamento di webinar, del primo ciclo di webinar del progetto Delivery Unit Nazionale. Oggi apro con un tema molto, molto particolare, sicuramente molto sentito, ma che qualcuno di voi si chiederà come c'entra il tema, come si inserisce il tema della blockchain, delle criptovalute, NFT e smart contract nell'ambito, diciamo, del progetto e soprattutto della semplificazione amministrativa. Bene, negli ultimi tempi abbiamo avuto sempre più sollecitazioni da questo punto di vista. La legislazione si sta uniformando, il diritto dell'informatica è diventato ormai un tema importante e quindi una parte, diciamo, della vita di tutti i giorni, le operazioni che si fanno attraverso, insomma, sistemi che ormai sono sempre più informatizzati. Quindi la semplificazione non può prescindere da quella che è l'innovazione e la digitalizzazione. E questi sono temi ovviamente molto cari, ma e anche molto importanti, ma da tenere presente quando si parla di semplificazione e digitalizzazione, che un aspetto fondamentale è quello della sicurezza. Quindi qualunque tipo di semplificazione non può prescindere dal tema della sicurezza. Quindi è importante definire degli standard, dare una certezza giuridica delle operazioni che si fanno e anche quando si parla di blockchain si parla sicuramente di uno strumento di semplificazione, ma anche uno strumento di validazione temporale elettronica. Quindi questi sono tutti temi che oggi con il nostro relatore, il professor Luigi Laura, andremo ad affrontare. E volevo anche dire che ovviamente la semplificazione aiuta il cittadino a rendere le cose più semplici, cioè ad avvicinarlo anche e ad avvicinarlo in tempo minore, in forma, diciamo, più semplificata a quelli che sono i servizi della pubblica amministrazione, che devono comunque garantire il rispetto della privacy, ma soprattutto il rispetto della sicurezza per ogni operazione che viene posta in essere. Io non aggiungo altro perché sicuramente il relatore saprà affrontare questi temi in maniera molto molto interessante. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio. Luigi, ti cedo la parola, il professor Luigi Laura. Grazie Claudia. Mi Buon webinar. sentite? Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Sì, so che questo, diciamo, è una tematica apparentemente strana e disconnessa, però vedrete, spero di convincervi nel corso di questo webinar, che in realtà queste realtà sono molto più vicine a noi di quanto pensiamo. Allora, e inizio parlando di semplificazione con una storia di molto recente, 22 marzo. Superbonus ai morti e in comuni inventati, truffa da 3 miliardi. Questa è stata una truffa fatta ai danni dello Stato per 3 miliardi di euro usando cantieri virtuali in case inesistenti o intestati a ignari prestanome. Allora, questo per dire che da un lato noi vogliamo che sia tutto realisticamente più semplice per il cittadino, cioè se io ho diritto al superbonus per la ristrutturazione a casa, vorrei che questa cosa sia quanto più possibile, diciamo, senza frizione, insomma, ecco, molto molto semplice. D'altro canto c'è un problema: man mano che le nostre vite si trasferiscono nel mondo, parte delle nostre vite si trasferiscono nel mondo digitale, abbiamo tutta una serie di problematiche che dobbiamo affrontare. E quindi, diciamo, la semplificazione digitale, ecco, la semplificazione passa inevitabilmente per quella che è la sicurezza delle informazioni, e quindi in questo senso la blockchain, come vedrete, vi farò vedere, la blockchain non è poi questa, è un meccanismo tutto sommato semplice quando uno ne comprende i meccanismi alla base. Allora, e per parlare di sicurezza delle informazioni, sì, un classico, ecco, è la cosiddetta triade CIA, che non è l'agenzia di intelligence americana, ma sono le proprietà fondamentali che chiediamo alla sicurezza quando parliamo di sicurezza delle informazioni, ovvero la confidenzialità, l'integrità e l'autenticazione. Confidenzialità o riservatezza è ovviamente di rendere impossibile a terze parti il fatto di poter leggere i dati, leggere le nostre informazioni o leggere le informazioni che stiamo scambiando.
L'integrità è la proprietà che garantisce il fatto che le informazioni non vengano alterate, e l'autenticazione, e su questo vedremo, è una problematica molto molto interessante, è assicurare l'identità di un utente. E questo webinar vuole essere un qualche cosa di confronto, quindi diciamo, se avete domande, di tanto in tanto mi giro, vedrete, guardo un monitor sulla destra dove appaiono le domande, quindi diciamo, cercherò di rispondere anche in diretta, vediamo sul momento. Quindi andiamo avanti. Altre proprietà di sicurezza delle informazioni, altre proprietà di interesse sono la disponibilità. Queste sono le piccole cose a cui farò riferimento nel resto del seminario. Disponibilità è garantire l'accesso a un servizio, cioè chiaramente se una cosa è integra, se un'informazione è integra, è confidenziale, ma nessuno può accedere, non è di interesse. In non ripudio pure è molto interessante, garantire che nessuno dei corrispondenti possa negare la transazione. Cioè se io ho fatto un bonifico, a un certo punto, diciamo, mi piacerebbe poter annullare il bonifico e riprendere possesso dei soldi, ma diciamo questo sarebbe abbastanza scomodo dal punto di vista della gestione bancaria. E infine, collegato all'autenticazione, è il controllo degli accessi, dove però in questo caso si assume la persona sia stata già autenticata e vogliamo impedire l'accesso a una risorsa da parte di utenti non autorizzati. Quindi andiamo avanti. Qui diciamo, parliamo un secondo di tecniche di autenticazione, perché poi vedremo le stravolgerò un po' nel corso del seminario. Allora, tecniche di autenticazione si basano su uno di questi tre fattori. Sono o quello che si conosce, o quello che si ha, o quello che si è. Sono queste le tre casistiche. Per esempio, quello che si conosce è il metodo classico di login e password. Quello che si ha è... Probabilmente tutti quanti voi avete a che fare con un conto corrente bancario e vi hanno dato quei token che sono quelle sorte di penne USB, e poi in realtà non si collega a una presa USB, che quando premete appare un numero e quello è dove inserire quel numero. Ecco, questo è un oggetto fisico che avete. Oppure più recentemente le biometrie, quindi lettore di impronte digitali o vocali, analisi della retina, analisi della firma o anche analisi del volto come negli smartphone più recenti, anche se ahi noi, come avete visto, con la pandemia poi ci sono state diverse problematiche legate all'uso delle mascherine. In generale, e questo ve lo consiglio caldamente, si parla di autenticazione a n fattori quando faccio una combinazione di più fattori base, cioè nel senso chiedo non solo una password ma anche un token o biometrie, e diciamo maggiore è il numero dei fattori, quindi maggiori sono le richieste che faccio per consentire l'accesso a un sistema, più sicuro è il sistema. Se non l'avete fatto, suggerisco di fare l'autenticazione almeno a due fattori su tutti i vostri principali dispositivi, per esempio per accesso alla posta. Allora, e a questo punto la cosa, diciamo, si fa interessante, parlo un attimino di crittografia. Crittografia è la scienza, è la tecnica di mantenere e trasmettere in modo sicuro le informazioni, ed è un qualche cosa che è nato molto prima dei computer ed è stata utilizzata almeno in ambito militare fin dall'antichità. E allora qui iniziamo la nostra carrellata, senza, diciamo, abbandoniamo un pochettino la parte tecnica e passiamo, ecco, forse vi ricorderete di Giulio Cesare. Ecco, Giulio Cesare ha inventato un cifrario, il cosiddetto cifrario di Cesare, che consisteva nello spostare una lettera di, per esempio, se Cesare voleva comunicare la lettera B, consisteva nello spostare nel cifrario la lettera di tre posizioni nell'alfabeto. Quindi una B diventava una E, una A diventava una D e così via. Allora, come notate, non ci sono computer, non stiamo parlando di semplificazione, stiamo vedendo un pochettino delle idee che sono nate. Allora, quindi, Giulio Cesare, supponiamo che Giulio Cesare avesse voluto mandare ai suoi fidi generali il messaggio Forza Roma, che è un tipico messaggio di Giulio Cesare. A questo punto, qui vedete, in alto c'ho questa tabella in cui notate, questa è una cosa importante, a ogni carattere è associato un carattere che è quello che si ottiene traslando di tre porzioni in avanti, di tre caratteri in avanti. Quindi la F viene tradotta con una I, la O viene tradotta con una R, qui vedete la R viene tradotta con una U e così via, e quindi alla fine
Forza Roma iniziale, una volta diventa Iruk-Durpd. Ecco, questo è il cifrario di Cesare, quindi un qualche cosa fatto, diciamo, abbastanza prima dell'inizio del computer. Ci sono tantissimi esempi di comunicazioni cifrate, e in questo senso, ecco, qui invito i relatori, qualcuno riconosce uno dei due disegni che dovrebbero essere apparsi sul vostro schermo? Questi sono altri esempi di crittografia abbastanza famosa. Vediamo se qualcuno, sto leggendo nella chat, se qualcuno riesce a riconoscere e mi cita qualcosa. Vediamo, no, vedo che non ci sono. Allora, sono esempi famosi, vediamo ancora un attimino. Allora, questo in alto è tratto dal racconto di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e il mistero degli uomini ballerini. E in questo racconto, questo che vedete in effetti è un cifrario, anzi è un messaggio in codice, e nel racconto viene chiesto a Sherlock Holmes se fosse stato in grado di decifrare questo codice. E Sherlock Holmes risponde, come sa forse chi ha letto il racconto, risponde: sì, sono in grado di decifrare il codice, ma ho bisogno di vedere altri messaggi per decifrare questo codice. Mentre questo che vedete qui sotto è tratto dal famosissimo racconto di Edgar Allan Poe, Lo Scarabeo d'Oro, The Golden Bug. E anche in questo caso, questo è un cifrario in cui a ognuno di questi simboli corrisponde ognuno di questi simboli corrisponde uno e un solo carattere. Questi sono stati esempi di cifrari, come vi ho detto prima, nel caso di decifrare il Giulio Cesare. Sono dei cifrari in cui a ogni carattere corrisponde un altro carattere. E l'idea che hanno avuto nei loro racconti sia Arthur Conan Doyle che Edgar Allan Poe è stata quella che in crittografia si chiama metodo di attacco basato sulle frequenze. Cioè, l'idea è: io come faceva Sherlock Holmes a decifrare e a capire questi uomini ballerini, questi che vedete, a che cosa corrispondono? Beh, l'idea è molto semplice, perché l'idea è: ognuno di questi uomini corrisponde a un carattere. Se io vedo un numero di caratteri sufficientemente grande, a quel punto potrò iniziare a fare dei conti basati sul fatto che, supponendo di conoscere in che lingua è scritto il messaggio, io quello che faccio è capire che in italiano, ovviamente, quali sono i caratteri che appaiono più frequentemente in italiano. Sono tendenzialmente le vocali. Sicuramente le vocali appaiono molto più della X, della Y e della Z. Ecco, e l'idea di questi meccanismi è stata proprio legata al fatto del: tante più volte vedo comparire uno stesso ometto, e tante più volte, tanto più probabile sarà che a questo ometto corrisponda un carattere che è frequente nella lingua italiana. Questo metodo serve a rompere tutti i cosiddetti cifrari basati sulla corrispondenza monoalfabetica, cioè come nel cifrario di Cesare, a ogni carattere viene sostituito un altro carattere. Andiamo un pochettino più avanti. Quindi è noto dal 1800, ma anche prima, che questi cifrai non andavano bene. Nella Seconda Guerra Mondiale i tedeschi non a caso utilizzano la macchina Enigma. La macchina Enigma era un capolavoro in ingegneria. La macchina Enigma, di cui qui vedete un'immagine, allora la macchina Enigma veniva configurata mettendo questo configurata collegando i cavi qui sotto, e una volta la macchina era stata configurata, era essenzialmente una macchina scrive in cui, se uno premeva ad esempio il tasto N, si sarebbe illuminata la lettera corrispondente alla cifratura del tasto N. Ma la parte interessante della macchina Enigma è che qui aveva tre rotori. Questi rotori, come gli ingranaggi di un orologio, tutte le volte veniva premuto un tasto, scattavano il primo in avanti di uno, poi quando il primo faceva un giro completo scattava il secondo, e quando il secondo faceva un giro completo scattava anche il terzo, e quindi garantivano la proprietà che ogni volta che si premeva un tasto, questo sarebbe stato tradotto con un carattere diverso. Quindi se io premo la N la prima volta, viene tradotto una T, una seconda volta viene tradotta una D. Ci è voluta, ma questa è una storia lunga e complicata, il genio di Alan Turing per decifrare la
per decifrare appunto questo segreto, quindi questa chiave. Ma in realtà questo è stato un pochettino una conseguenza del fatto che i tedeschi ritenevano, custodivano gelosamente le loro macchine Enigma e ignoravano che, a un certo punto hanno ignorato che una, che stava su un sommergibile, era stata catturata dagli inglesi ed era stata portata a Bletchley Park, dove poi Alan Turing e il gruppo di matematici l'hanno decodificata. In realtà questo dei tedeschi è stato un errore che almeno che proprio un tedesco aveva evidenziato circa un centinaio di anni prima, ovvero sia questo Kerckhoff, che era un criptanalista, e Kerckhoff aveva diffuso questa idea, questo principio che porta il suo nome, che dice la sicurezza di un criptosistema non dipende da tenere segreto l'algoritmo, in questo caso la macchina Enigma, ma solo da tenere segreta la chiave. In effetti, i tedeschi hanno provato a tenere segreto l'algoritmo a macchina Enigma, ma sarebbe bastato loro tenere al sicuro la chiave, ovvero le... Ah, vedo intanto le domande, grazie. Allora, aspettate che... Ecco qua. La blockchain può assolutamente essere usata per il voto elettronico e più in là ne parlo. Grazie Andrea per la domanda. Arriveremo alla blockchain, in realtà l'ho presa un pochettino lontano per farvi vedere che in realtà le idee della blockchain, dell'NFT, delle criptovalute e anche del voto elettronico derivano da cose che in realtà hanno sempre accompagnato l'uomo, a partire da Giulio Cesare, cioè una esigenza di base di sicurezza delle informazioni. Quindi andiamo avanti. Allora, quindi qual è l'idea del principio di Kerckhoff? Il principio di Kerckhoff è il seguente. Noi abbiamo questo è il cosiddetto schema a chiave simmetrica. A chiave simmetrica io ho, quindi, qui siamo passati nel mondo digitale, ho un file, ho una chiave e ho un algoritmo per criptare il file, ottengo il cosiddetto file criptato. Da questo punto, con la stessa chiave lo posso decrittare e riottenere lo stesso file. Allora, in questo caso si parla di chiave simmetrica perché sia io che il mio destinatario dobbiamo condividere la stessa chiave. Quindi questo qui, per esempio, il cifrario di Cesare è un esempio di crittografia simmetrica in cui la chiave è uguale a 3. Cioè, se io so che tutte le lettere sono state spostate in avanti di 3 caratteri. Questo qui soffre del problema appunto dell'attacco basato sulle frequenze. Vediamo un altro esempio. Allora, in questo caso io l'esempio, diciamo, adesso non lo approfondirò, però non lo porterò avanti in dettaglio, però un'idea potrebbe essere questa. Sempre usando il cifrario di Cesare, io potrei voler codificare il seguente messaggio. Il messaggio potrebbe essere buongiorno. E per rimanere, buongiorno, sì, e per rimanere in tema, con Giulio Cesare, la chiave potrebbe essere, in questo caso, sempre Forza Roma, che è il messaggio che prima Giulio Cesare stava cercando di condividere. Allora, l'idea qual è? È che se non mi bastano i caratteri, posso continuare a replicare il messaggio Forza Roma. Quindi, per esempio, potrebbe essere buongiorno a tutti e poi vado avanti. Quindi la chiave è Forza Roma. Come funziona in questo caso il cifrario? Il cifrario è basato sull'idea del dare che vedete qui sotto, del dare un valore numerico. Questa è un'idea forte, usata tantissimo in crittografia e praticamente usata per tutta la sicurezza informatica. L'idea è dare un valore numerico ai caratteri e poi lavorare sul valore numerico. Quindi, in questo caso, la mia chiave, abbiamo detto, è questa Forza Roma, che viene ripetuta tutte le volte che serve, quindi poi se il messaggio è lungo. E per trasmettere il messaggio, qual è l'idea? L'idea è che, banalmente, io faccio questa cosa. Vediamo qui sotto, la B vale 2, la F vale 6 e io posso fare una somma 2, 6, 8, quindi ottengo da B più 2, ottengo una H, quindi qui sotto posso scrivere H. La U vale, qui sotto la U vale 21,
Ah, e grazie Barbara per la domanda. La necessità di ripetere la chiave è dovuta al fatto che io potrei avere un messaggio molto lungo, anzi, tipicamente non vado a cifrare solo una semplice parola, e quindi, mentre la chiave, ecco, non voglio avere una chiave troppo lunga per tutta una serie di cose, quindi io potrei voler mandare un messaggio: buongiorno a tutti, sono molto contento di fare questo seminario sulla sicurezza informatica, bla bla bla. E allora a questo punto, per fare la codifica di questo messaggio, mi serve ripetere tante volte la chiave Forza Roma, giustapponendo da una all'altra. Quindi quello che faccio è continuo a fare le somme, quindi in questo caso avrò la U e la O che vengono a sommarsi. La U vale 21, la O vale 15, il totale fa 36. 36 è un po' troppo perché abbiamo solo 26 caratteri, quindi facciamo come nell'orologio, ricominciamo, cioè nel senso se io sommo, se sono le 10:40, fra 40 minuti non saranno le 10:80, ma saranno le 11:20, quindi nell'orologio c'è questo meccanismo, ogni 60 si va, scatta un'ora incrementale, e quindi l'idea è che con lo stesso principio, quindi abbiamo detto la U vale 21, la O vale 15, il totale fa 36. 36 sono 10 caratteri dopo il 26esimo, e quindi prendo una J, e quindi il secondo carattere del messaggio è una J, e così via. Quindi notate che in questo caso, poi adesso senza che vado avanti con l'esempio, diciamo, l'idea forte è che in questo caso, se io ricevo il messaggio, adesso non. Allora, per esempio, OR sono O vale 15, R vale 18. Il totale fa 33, quindi sono 7 posizioni, quindi questa è una G, e così via. E quindi essenzialmente qual è l'idea? È che siete tutti d'accordo che una volta che io ricevo questo messaggio, che sarà fatto da tanti, che sarà poi fatto da tanti questi, l'idea qual è? È che io da questo messaggio posso sottrarre Forza Roma e riottenere il messaggio originale. Buongiorno a tutti. Vi torna? Questa è l'idea. Quindi, e questo è lo schema di chiave simmetrica. Cioè, l'idea di chiave simmetrica, io ho questo file originale, ho l'algoritmo che è sommare, so che sommo la chiave, ottengo il file criptato, per decifrarlo prendo la mia chiave, la sottraggo dal file e riottengo il file originale. Quindi, in questo caso, quello che faccio è che io riceverò questo messaggio. Sottrarrò la chiave tutte le volte che serve e riotterrò il messaggio buongiorno a tutti. E grazie Silvia. Sì, devo sapere che la chiave è la somma, cioè essenzialmente bisogna concordare con la tecnica. La tecnica, uno sa, è quando cifra aggiunge la chiave, quando cifri sommi la chiave al messaggio e quando decifri sottrai la chiave dal messaggio. Grazie Silvia per la domanda, soprattutto mi fa capire che le persone, diciamo, mi stai seguendo. Perché questa cosa è fondamentale? Perché a questo punto la crittografia simmetrica, che come vedete è molto semplice, poi è molto semplice concettualmente. Vi dico anche che quando negli anni 60 c'era la linea rossa fra il presidente degli Stati Uniti e il capo di Stato dell'Unione Sovietica, il meccanismo funzionava alla stessa maniera, però con dei registratori di rumore, con essenzialmente la linea telefonica aveva dei nastri di rumore che venivano sovrapposti al segnale e dall'altra parte lo stesso, la copia del nastro era sincronizzata e veniva tolto il rumore, quindi la linea telefonica viaggiava in maniera sicura. Allora, detto questo, la crittografia simmetrica ha tanti vantaggi perché è molto semplice da implementare, è molto sicura. Notate che a questo punto non soffre più del problema del codice di Cesare, della frequenza dei caratteri, perché in un certo senso, come avete visto, i caratteri vengono sommati con caratteri diversi ogni volta, quindi essenzialmente se io ho una chiave sufficientemente lunga, tutto viene rimescolato. Però ho un problema perché se io devo dire qualcosa di segreto a Claudia Ilardi, che mi ha gentilmente introdotto prima, devo avere una chiave, devo condividere una chiave con lei. Per condividere, se uno dei miei tesisti vuole mandarmi un messaggio segreto perché è convinto che la sua tesi abbia implicazione, dobbiamo avere una chiave condivisa. Quindi in generale abbiamo grosso modo, se ci sono n persone, c'è grosso modo, servono grosso modo n quadro chiavi. In realtà serve un po' di meno, che è questa qui sotto, che è
Se lo sapete, è la formula di Gauss, però adesso non starò a spiegare, insomma, per quale motivo. Allora, a questo punto, vi è chiara la crittografia? Devo dare per scontato che vi sia chiara la crittografia simmetrica, quindi utilizziamo la stessa chiave per cifrare e decifrare, e a questo punto, c'è un'idea rivoluzionaria. Intorno agli anni 70 dello scorso secolo, dello scorso millennio, se preferite, abbiamo visto, fino adesso abbiamo visto algoritmi cosiddetti a crittografia simmetrica, la stessa chiave usata per cifrare e decifrare. L'idea rivoluzionaria degli ultimi anni è stata algoritmi basati su crittografia asimmetrica. Ci sono due chiavi a questo punto e le due chiavi sono una inversa dell'altra e godono di queste proprietà, che sono proprietà fortissime. Se uso la prima chiave per cifrare, devo usare la seconda per decifrare. Se uso la seconda per cifrare, devo usare la prima per decifrare. Notate, e questa è la cosa fortissima, conoscere una delle due chiavi non mi dà nessuna informazione sull'altra. Qui, diciamo, è complicato, non riesco a darvi un esempio, proprio perché questa cosa, allora diceva Clark che ogni tecnologia sufficientemente sofisticata è magia, io aggiungo che ogni algoritmo sufficientemente complicato è indistinguibile dalla magia. In questo caso la crittografia asimmetrica veramente è un qualche cosa che è un qualche cosa di magico. Vedo che qualcuno sta digitando, sto attendo per vedere le domande perché... Allora, mi interessa molto. No, sono arrivati dei caratteri. Almeno a me sono arrivati dei caratteri strani. Forse sembra più un gatto che cammina sulla tastiera. Allora, quindi quello sul quale mi dovete. Ah, ok, infatti, ok, indovinato, era un gatto. Allora, quindi questo è lo schema. Crittografia? Sì, stiamo parlando di crittografia. Allora, perché vi dico questa cosa? Perché in realtà su quest'idea della crittografia asimmetrica si basa tutto il mondo digitale che vedete. Cioè, si basa. Adesso vi faccio vedere come funziona la firma digitale. Suppongo che abbiate tutti quanti usato, in quanto collegati alla pubblica amministrazione, la firma digitale, e adesso vedremo come funziona. Si basa la posta elettronica certificata. Quindi, ecco, diciamo, altra cosa che suppongo abbiate usato ripetutamente, si basano le tecnologie di cui stiamo parlando, cioè si basa la blockchain su questa idea e si basano tutte le cose che a loro volta si basano sulla blockchain. Tenete presente, concettualmente, la blockchain non è nient'altro che un registro condiviso, decentralizzato. Quindi l'idea forte è che tutti possono leggere dal registro, ognuno può scrivere solo per la parte di sua competenza e questa cosa fa sì che poi con questo riesco a implementare tutta una serie di cose che sono le criptovalute, gli NFT, vedremo anche gli smart contract. Allora, vediamo un pochettino. Allora, qui mi dovete seguire, questa sarà la parte, diciamo, un pochettino più complicata del seminario, perché su quest'idea è un'idea forte e su quest'idea si basa praticamente tutta la sicurezza delle informazioni del mondo moderno. Quindi è importante capirla. È importante capirla, intendiamoci, non voglio diventare dei crittografi, però in un certo senso, così come alle elementari avete imparato a fare le operazioni e moltiplicazioni e oggi usate la calcolatrice, dovete capire quali sono le idee che stanno dietro questi meccanismi per poter capire poi come funziona il mondo. Questa è l'idea. Non vi darò i dettagli, cioè l'unica cosa che mi aspetto che voi vi ricordiate sono queste proprietà che ho scritto qui, cioè che le due chiavi, se uso la prima chiave per cifrare, devo usare la seconda per decifrare, se uso la seconda per cifrare, devo usare la prima de per decifrare. E soprattutto conosce una delle due chiavi, non mi dà informazioni sull'altra. Perché questa cosa? Perché a questo punto, se quindi prima nello schema che avevamo visto in precedenza, io per cifrare avevo una stessa chiave, usavo la chiave per cifrare e usavo la chiave per decifrare. Adesso invece ho due chiavi.
Ne ho due, ne ho una qui e una qui. E se uso questa per cifrare, devo usare per forza quest'altra per decifrare. Ma se uso la seconda per cifrare, quindi per fare questo percorso, dovrò usare la prima per decifrare. Andiamo avanti. Quindi, qual è l'idea rivoluzionaria? Adesso, perché vi dico che questa è un'idea rivoluzionaria? Perché a questo punto io con queste due chiavi posso associare a ogni persona una coppia di chiavi. E quindi a ogni persona ho associato due chiavi. Delle due chiavi, una la chiamiamo la chiave segreta o chiave privata di quella persona, ce l'ha solo lui e non ce l'ha nessun altro. L'altra chiave la chiamiamo la chiave pubblica. Usiamo un apposito registro condiviso, non serve necessariamente una blockchain, adesso non vi fate, di ogni persona, chiunque conosce la rispettiva chiave pubblica. Quindi abbiamo queste due chiavi. La prima è quella privata e la seconda è quella pubblica. Ognuno conosce le chiavi pubbliche di tutti ed è l'unico che conosce la propria chiave privata. E Guido, grazie della domanda, più che altro grazie di farmi capire che ci sono ancora persone in ascolto e non si è scappati tutti. E i computer quantistici potrebbero mettere a rischio questi sistemi? Nì, nel senso che i computer quantistici hanno una potenza di quello che si dice di forza bruta per rompere questi sistemi, ma le stesse idee potrebbero essere poi rigirate usando i computer quantistici. Cioè l'idea è che posso usare un computer quantistico a questo punto per rompere la chiave, diciamo, per indovinare la chiave privata senza avere le informazioni sulla chiave privata, questa è la cosa. Ma a quel punto posso portare tutta la sicurezza a livello del computer quantistico e a quel punto ricomincia a funzionare tutto quanto, solo che mi serve appunto, a quel punto serviranno computer quantistici per tutti per garantire la sicurezza. Allora, vediamo adesso, quindi. Ricordate, ecco, questa è la parte un filino più tecnica e questi sono i minuti decisivi, perché su questa idea poi, vedete, una volta che vi è chiara questa idea, tutto il resto è in discesa. Allora, vero Antonia, ecco, poi se la chiave è sufficientemente lunga no, in realtà poi pure qui dipende, ci sono teorie contrastanti, comunque, diciamo, finché non avremo computer quantistici funzionanti, in realtà c'è qualche prototipo già funzionante, però al momento ancora è tutto tranquillo. Allora, lo ribadisco, quindi ogni utente ha una coppia di chiavi. La chiave pubblica è nota a tutti, la chiave privata è conosciuta e custodita dal suo proprietario. Allora, a questo punto, io voglio, questo in crittografia si parla sempre di Alice e Bob, che sono i due che si devono scambiare i messaggi per dire A e B. Allora, io voglio avere un messaggio che sia confidenziale, autenticato e integrità. Vi ricordate la CIA, essenzialmente. Allora, proviamo a vedere come con questa idea delle due chiavi io riesco a garantire questa proprietà. Allora, prima proprietà, io Alice voglio mandare un messaggio a Bob e voglio fare in modo che solo Bob possa leggere il messaggio, quindi è un messaggio riservato per Bob. Qual è l'idea? L'idea è che io prendo la chiave pubblica di Bob, la chiave pubblica di Bob, uso la chiave pubblica per codificare il messaggio, mando il messaggio cifrato. A questo punto ho un messaggio cifrato che è stato cifrato con la chiave pubblica di Bob. Per essere decifrato, vi ricordo, se uso la chiave pubblica, per essere decifrato devo usare la chiave privata. Ma l'unico che ha la chiave privata di Bob è Bob, perché se no non la chiameremmo la chiave privata di Bob, e quindi Bob è l'unico che può leggere questo messaggio. Quindi siamo riusciti a fare esattamente questa cosa, cioè siamo riusciti a garantire la confidenzialità. Se io voglio garantire la confidenzialità, prendo la chiave pubblica di Bob che sta qui, uso la chiave pubblica di Bob per codificare il messaggio in chiaro. Mando il messaggio cifrato. A questo punto, per le proprietà che vi ho detto della chiave, se una cifra, l'altra decifra, solo Bob può decodificarla.
In realtà, qui ho segnato, in realtà il meccanismo è un po' più complesso perché per cose legate all'efficienza degli algoritmi, in realtà si usano tecniche un pochettino più sofisticate, in cui viene mandata una chiave simmetrica condivisa, però ignorate questa parte, se non ignorate questa parte. Questa è la parte che mi interessa, cioè io sono riuscito con questa magia, perché continuo a chiamarla magia, della coppia di chiavi, che una cifra, l'altra decifra, l'altra cifra, la prima decifra. Riesco a garantire la confidenzialità. Come faccio a garantire l'autenticazione in non ripudio? Beh, se io voglio mandare un messaggio che Bob sia convinto, se Alice vuole mandare un messaggio che convinca Bob che il messaggio è stato mandato proprio da Alice e non da nessun altro, allora che cosa fa Alice? Beh, prende la sua chiave privata, cifra il messaggio e lo manda. A questo punto Bob, per essere sicuro che il messaggio è di Alice, Alice dice: ti ho mandato un messaggio, prende la chiave pubblica di Alice, prende, la usa per decodificare e a questo punto legge il messaggio. E sa che solo Alice può aver mandato questo messaggio, perché è un messaggio che lui ha decodificato usando la chiave pubblica di Alice, ma se il messaggio è stato decodificato usando la chiave pubblica di Alice, vuol dire che solo la chiave privata di Alice può essere stata usata per mandare questo messaggio e quindi solo Alice può aver mandato questo messaggio. Vai Barbara, vedo che Barbara vuole fare una domanda. Grazie Barbara. Sto attendendo la domanda di Barbara. Se la chiave di Alice è pubblica, tutti possono. Sì, assolutamente sì. Bravissima, grazie Barbara. E qui, se la chiave di Alice è pubblica, tutti possono leggere il suo messaggio. E ti sfugge esattamente quello che sto per dire nella prossima slide, che è questo. A questo punto, diciamo, io vi ho fatto vedere. Prima ho fatto vedere un messaggio che solo Bob poteva leggere, ma non ero sicuro del mittente. Adesso, come giustamente ha fatto notare Barbara, questo è un messaggio, in questa maniera tutti possono leggere il messaggio, ma io posso combinare le due cose, e questa è la vera ma magia. Quindi che cosa fa Alice? Per mandare, in questo caso sono Elisa e Mario, cosa fa? Per mandare, io, diciamo, ho quella, mi serve, qui aggiungo il passo tecnico, mi serve quella che si chiama una certification authority, che è questo registro in cui ho le chiavi pubbliche di tutti. Se io voglio mandare un messaggio da Elisa a Mario che solo che goda della proprietà CIA, devo fare questa cosa. Io uso la chiave privata di Elisa e codifico questo messaggio. Poi prendo la chiave pubblica di Mario e codifico una seconda volta il messaggio che già avevo codificato. Quindi a questo punto ottengo questo messaggio cifrato. Questo messaggio cifrato lo posso trasmettere. A questo punto Mario che cosa fa? Mario per decodificarlo usa la sua chiave privata. E questo garantisce che solo Mario possa leggere il messaggio. Poi usa la chiave pubblica di Alice per fare la seconda passata. E questo garantisce che solo, scusate, Elisa, non Alice, che solo Elisa può aver scritto questo messaggio. E quindi in questa maniera ho avuto quella che era, avevo definito all'inizio, la triade CIA. Confidenzialità, integrità e autenticazione. Ho un messaggio che solo Elisa può aver scritto e notate, Elisa non può ripudiare perché è stato scritto, è stato cifrato la sua chiave privata. Per definizione, la sua chiave privata ce l'ha solo lei e solo Mario lo può leggere perché? Perché a un certo punto il messaggio è stato codificato usando anche la chiave pubblica di Mario e quindi per poter leggere il messaggio mi serve la chiave privata di Mario. Ok, e grazie Barbara per l'ottima domanda. Perfetto Fulvio, in questo modo posso anche inviare messaggi ai miei utenti non solo uno a uno, esattamente questo, allora, questa è la parte testuale. Tenete presente che il grande vantaggio, e qui arrivo alla domanda che mi ha fatto Fulvio, è la gestione delle chiavi, perché in questa maniera. E la gestione è molto semplice perché la chiave privata la tengo solo io, la chiave pubblica è pubblica, sta nel registro,
E quello che viene fatto è esattamente questo. Io a questo punto non devo più avere una chiave condivisa con ogni persona con cui voglio parlare. Mi serve solo avere una certification authority. Grazie Fulvio, per la domanda, ecco così. Quindi, notate, allora, questa cosa, attenzione però, questa è una piccola, c'è una piccola sfumatura interessante da leggere in questa storia, perché poi su questo si costruirà un po' tutto. La sfumatura è la seguente, che se io voglio fare la sfumatura è che io tendo a confondere a un certo punto nell'autenticazione, vi ricordate all'inizio avevo detto che l'autenticazione è o qualcosa che si conosce, o qualcosa che si ha, o qualcosa che si è. In realtà in questo mondo noi spesso tenderemo a identificarci con la nostra chiave privata. E nel mondo della blockchain la cosa interessante è che io rimarrò anonimo, adesso ci arriviamo, ma gestirò la mia chiave privata per dimostrare che sono io quello che controlla un certo portafogli e che possiede un certo quantitativo di Bitcoin. Perché c'è questa. Adesso ci arriviamo, però non voglio andare troppo avanti. Quindi questa è la grande differenza tra crittografia simmetrica e asimmetrica, è questa, è nella gestione. La simmetrica è più facile, la stessa chiave è utilizzata per codificare e decodificare, gli algoritmi sono più veloci, ma il dramma è che la gestione di chiave è problematica e non offre servizi di non ripudio, perché ovviamente avendo la chiave condivisa con la persona con cui voglio parlare, chiunque di noi due può aver scritto qualche cosa. Viceversa, la simmetrica, le chiavi sono diverse, gli algoritmi sono molto più lenti. Ma il fatto che siano più lenti non lo dovete vedere come una cosa negativa, sono più lenti è un qualche cosa che garantisce una robustezza dell'algoritmo stesso. La gestione delle chiavi è estremamente più semplice perché ognuno di noi si tiene la propria chiave e la chiave pubblica è per tutti e a questo punto permette di avere servizi non ripudio. Servizi di non ripudio vuol dire che se io ho scritto qualcosa, ho cifrato la mia chiave privata, nessun altro può averlo scritto perché per definizione nessuno ha la mia chiave privata a parte me. Allora, a questo punto mi serve un'altra piccola idea comoda che vedremo che ricorre tanto nella sicurezza informatica, che sono le funzioni di hash. Le funzioni di hash sono delle funzioni che a partire da un blocco di dati generano una sequenza molto più corta del blocco stesso. Essenzialmente potete immaginare questo: la funzione di hash è un qualche cosa. Scusate, purtroppo sono i due ingredienti fondamentali di tutto il mondo digitale sicuro che conosciamo oggi. Sono questi due: la crittografia asimmetrica, detta anche crittografia a chiave privata, chiave pubblica, e le funzioni di hash. Le funzioni di hash sono essenzialmente, in realtà sono molto più semplici, sono un qualche cosa che prende in ingresso un documento di dimensione, un input di lunghezza arbitraria e mi restituisce una stringa compatta di dimensione fissa che è una sorta di impronta digitale di quel documento. Vedremo, in realtà non può essere proprio un'impronta digitale perché per delle proprietà matematiche adesso non vi sto a spiegare, ma diciamo essenzialmente per il fatto che non ve le so spiegare. E vi faccio degli esempi. Allora, in realtà vi dico, voi conoscete le funzioni hash da degli elementari. Vi ricordate la prova del 9, quando facevate la prova del 9? Allora, come funziona la prova del 9? Se io voglio fare una moltiplicazione, per esempio 32 per 16, allora faccio la moltiplicazione. Questo è un algoritmo. Questo, vedete, è un algoritmo, non solo un algoritmo, ma noi lo abbiamo imparato da Mohamed e dalle opere tradotte in latino di Alcubarizmi, e dal nome di Alcubarizmi deriva proprio il termine algoritmo, insomma. Ecco, quindi la funzione hash. Allora, innanzitutto devo fare questa moltiplicazione. 6 per 2 è 12, scrivo 2 e riporto di 1, 6 per 3 è 18 e 1 riportavo 19, 192. Poi qui sposto di 1, 1 e questo è facile, 1 per 2 2, 1 per 3 3 e a questo punto faccio la somma 2, 9 e 2 11 e riporto di 1, 1 1 e 3 fa 5. 512.
Allora, a questo punto però io potrei avere il dubbio, potrei avere il dubbio e dico, ma avrò fatto il valore corretto. Allora, che cosa faccio? Faccio la cosiddetta prova del 9. La prova del 9, prendo la somma delle cifre del primo, la somma delle cifre del 32, 3 più 2 fa 5, lo metto qua, la somma delle cifre di questi due, cioè del secondo moltiplicando 1 e 6 fa 7. A questo punto faccio 7 per 5 fa 35, 3 più 5 fa 8 e quindi 8. A questo punto devo sperare, se la moltiplicazione è stata corretta, che anche diciamo, la prova del 9 dell'ultimo, del 512, faccia 8. 5 più 1, 6 più 2, 8. Allora, se vedete, Allora, diciamo, cosa abbiamo imparato da questa cosa? Allora, a parte che questa tecnicamente non è una vera funzione di hash, serve a rendere l'idea. Qual è l'idea? L'idea di base è che io di qualsiasi numero arbitrariamente lungo lo posso compattare e trasformarlo in un unico numero che poi utilizzo per fare il confronto. Qual è l'idea di questa? Allora, quindi, l'idea di questo è che per esempio, allora posso. Perché mi serve questo? Perché adesso vi faccio vedere quest'idea. Beh, innanzitutto vi dico un piccolo trucco delle funzioni hash. Secondo voi i server con. Scusate, intanto vi faccio la domanda, poi abbiamo un goccio d'acqua. Intanto scrivete: i server con cui voi interagite memorizzano la vostra password? Intanto voi pensate che qualcuno. Oh, perfetto, vediamo tutta una serie di cose. Esatto, allora vedo una serie di no, non dovrebbero, non dovrebbero, non dovrebbero. E adesso vi faccio una domanda tendenziosa. E se non memorizzano la vostra password, come fanno a riconoscere che la password sia corretta quando voi l'avete inserita? Perché se non ho memorizzato la vostra password, come faccio a sapere che quando voi. Esattamente, l'hash la memorizzano, no, non cifrata, perché anche memorizzarla cifrata sarebbe rischioso. Perché sarebbe rischioso? Perché se uno prende possesso del server e riesce a decifrare le password, quello che fa utilizza l'hash, esattamente, utilizzano quest'idea. Cioè, l'idea è, supponete che voi, allora, chiaramente per questo vi dicevo che questo non rende l'idea, perché, allora, vi faccio vedere una vera funzione di hash. Sta qui nella demo della blockchain, dovreste vedere, ecco qua. Allora, qui vedete, in questo esempio vedete dei dati e quello che vedete sotto è il codice hash di questi dati. Allora, se io adesso inserisco qualche cosa, per esempio il famoso buongiorno a tutti di cui dicevo prima, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno tutti. Ecco qua. Allora, vedete, adesso non ci avrete fatto caso, però il codice qui sotto che vedete, il codice hash di questo messaggio è cambiato. Allora, notate, per esempio, finisce per 7A. Adesso io aggiungo, per esempio, semplicemente un punto esclamativo e a questo punto vedete, il codice è cambiato completamente. Allora, i server funzionano esattamente così, cioè non memorizzano la vostra password, ma quello che memorizzano è l'hash della vostra password. Quindi quello che viene memorizzato è solo questa stringa. Allora, tutte le volte voi inserite la password non viene memorizzata dal sistema, ne viene calcolato l'hash, che concettualmente vi dicevo è un qualche cosa di simile alla prova del 9. Chiaramente la prova del 9 non è un granché come funzione hash, perché trasforma tutto in una cifra sola, quindi non è sicurissimo. Quindi vorrebbe dire con una probabilità su 10 riuscire a indovinare la password. E invece quello che viene fatto dai server è esattamente questa idea, cioè di nuovo prendo la vostra password, ne calcolo la funzione hash, dopodiché vado a verificare se la funzione hash è identica, se l'hash della vostra password è identico a quello che io ho memorizzato, allora voi avete inserito la password corretta. E notate che se il server viene compromesso, io tutto quello che ho è solo l'hash della password, ma non ho la password, non ho elementi per desumere questa cosa, che è lo stesso motivo, se mi consentite l'idea, il fatto che io veda qui un 8, non mi garantisce. Se io vi faccio vedere, se questo ve lo nascondo,
E vi dico, questo è il calcolo che ho fatto. Mi sai dire qual è il calcolo che ho fatto? Voi non sapete dire che calcolo, perché questo calcolo va bene per qualsiasi, va bene essenzialmente sono tantissime moltiplicazioni per cui va bene questo calcolo. Sono tantissime. A cominciare, ce n'è una facile che è proprio 5 per 7 che fa 35. E a questa 5 per 7 che fa 35 ha esattamente la stessa prova del 9. Quindi l'idea della funzione hash qual è? E la stringa hash è più lunga, si scompone in blocchi? No, in questo caso, ecco, grazie Silvia per la domanda. E qui viene comodo di tenerla un filino più lunga, ecco, questa è l'idea. Ma adesso capirete perché. Perché adesso con questi due ingredienti, notate che incidentalmente vi ho raccontato come funziona la funzione hash e già vi ho detto qual è il meccanismo di gestione delle password nei server. E quindi tutto questo per dirvi che veramente con queste due idee, la crittografia asimmetrica e le funzioni hash, si fa un po' di tutto e ve lo dimostro perché a questo punto, ecco, questo è un esempio di una funzione hash un pochettino più sofisticata. Prendo ogni carattere, prendo un carattere di... prendo un messaggio. Ah, ecco qua, esattamente sì. Grazie Fulvio, il tuo commento un po' tecnico, evito di commentarlo, ma è verissimo. Allora, un altro esempio di funzione hash. Prendo il messaggio di testo, trasformo ogni carattere nel numero corrispondente. Abbiamo visto prima la conversione. Moltiplico tutti i numeri tra di loro, quindi se il messaggio è lungo, il numero sarà molto grande. Dopodiché divido per un numero grande arbitrario a piacere, in questo caso ho messo 123.456.789, e considero il resto della divisione come hash del messaggio. Quindi faccio questa divisione e prendo il resto di questo. Giuseppe Belisario, le collisioni del string hash sono rare, è un argomento estremamente tecnico, poi ne parliamo, insomma, ma vengono, anzi no, lo posso dire, sono estremamente improbabili, vengono gestite con l'improbabilità, nel senso che in questo caso, per esempio, se considero il resto della divisione come hash, per tutti gli altri ignorate, rispondo solo alla domanda di Giuseppe Belisario, la probabilità è il resto della divisione sarà un numero compreso fra 0 e 123.456.789, che vuol dire che ho una probabilità su circa su esattamente 123 milioni. Se il numero è più grande, la probabilità sarà ancora più piccola, quindi posso, diciamo, la gestione dell'hash si fa usando il fine tuning della probabilità, dell'improbabilità della collisione. Tutti gli altri ignorate, tranne Giuseppe, tutti gli altri ignorate questa risposta, se non... Allora, quindi, quello che vi dicevo, con questi due ingredienti praticamente noi facciamo quasi tutto. E per quasi tutto vi inizio con una cosa che abbiamo visto tante volte, che è la firma autografa. La firma autografa, sappiamo come si fa, è la firma che facciamo sugli assegni, sui fogli. Però vi dico, è una firma sicura? Beh, no, nel senso, cioè, quanti di noi copiavano la firma dei genitori a scuola sulla giustificazione? Nel senso, veniva verificata a mano, era falsificata, cioè, era assolutamente, insomma, diciamo, la firma autografa non è granché. Mentre invece vi faccio vedere come funziona lo schema della firma digitale. Allora, lo schema della firma digitale, e questo vi dà un'idea. Allora, io prendo il messaggio. Allora, io ho il messaggio da firmare. Il messaggio da firmare digitalmente, in questo caso, è, per esempio, un file PDF che contiene un documento che, diciamo, io, in quanto funzionario pubblico, devo firmare digitalmente. La firma funziona così. Io prendo questo documento, ne faccio l'hash e ottengo l'hash del messaggio, che viene chiamato anche digest del messaggio. A questo punto, a questo aggiungo questo message digest, ne faccio una firma digitale, cioè utilizzando la mia chiave privata, quello che faccio è lo cifro. Quindi scusate, io per abitudine ho detto che sto facendo la firma digitale. In realtà io quello che sto facendo è solo questo: prendo il mio messaggio, ne faccio la funzione hash, prendo l'hash, ne faccio lo cifro usando la mia chiave privata e questa cosa la chiamo firma digitale e la appiccico qui sopra. A questo punto vi è chiaro perché mi interessa la funzione hash. Perché mi interessa la funzione hash? Perché, anzi, perché mi interessa la funzione hash? Perché
Prima il messaggio, se io cifrassi tutto il messaggio, avrei che un messaggio cifrato è lungo quanto il messaggio originale. Questo vuol dire che se voi, diciamo, doveste firmare digitalmente un file PDF di 72 pagine, la firma digitale sarebbero altre 72 pagine di cifratura del messaggio. Non ci interessa, troppo scomodo. E immaginate, vi sarà capitato quando lo stesso file deve essere firmato da tante persone. Se è un file di 72 pagine, devo firmare 5 persone, ogni volta aggiungo. Quindi qual è stata l'idea? L'idea è che io genero questa sorta di impronta digitale del documento, che è la funzione hash. Firmo solo questo e cifro solo questo la mia chiave privata e lo appiccico al documento. Quindi come faccio a vedere che questo sia effettivamente vero? Beh, prendo il messaggio. A questo punto il messaggio firmato originalmente è dato al documento originale più la firma vera e propria. E li separo, prendo il messaggio, mi calcolo l'hash del messaggio, poi prendo la parte di firma, la decifro usando la mia chiave pubblica e qui siamo tornati, vedete, le due idee, l'hash e la chiave pubblica, decifro la firma digitale, ottengo l'hash del messaggio e a questo punto di confronto, se questi due sono identici, allora solo Luigi può aver firmato digitalmente questo messaggio perché solo Luigi è quello che è in possesso della chiave privata di Luigi e solo Luigi è quello, diciamo, che solo quello firmato da Luigi viene decifrato dalla chiave pubblica di Luigi. Vi torna? Quindi, allora, da adesso, diciamo, poi la posta certificata funziona alla stessa maniera, cioè in questo caso ci sono delle firme, ma voi non le vedete perché sono a livello di server, però sono firme da tutte le parti. Perché? Perché a questo punto i gestori delle PEC hanno i certificati e sui gestori delle PEC si scambiano documenti firmati digitalmente in continuazione con la stessa idea. Ne genero un hash e firmo l'hash e cifro l'hash. E l'hash del cifrato è la firma digitale. E a questo punto arriviamo, dopo un'ora di seminario, a parlare di quello che veramente di cui dovevamo parlare, cioè, ovvero le blockchain, Bitcoin e tutto quanto. Allora, qual è l'idea? L'idea è che succede se io non ho una certification authority? Allora, gli esempi visti in precedenza prendono una certification authority, che è quest'ente che pubblica le chiavi pubbliche di tutti. Ovviamente nell'APA avremo sempre una certification authority, attenzione. Quindi, breve excursus. Andrea mi chiede: a me piacerebbe sapere se questa operazione è sicura o meno, anche perché sento di hackeraggi anche su siti che dovrebbero essere sicuri. Allora, nel senso, Andrea, quello è leggermente diverso perché è sicurezza dei dispositivi, cioè l'hackeraggio tipicamente per entrare si sfruttano tipicamente o delle vulnerabilità del software, in questo caso il software mi consente di accedere. Oppure qualcuno ruba l'identità e a quel punto entra. E quello è un problema tipicamente di social engineering, nel senso che infine se io riesco a impadronirmi del portatile di qualcuno, riesco a fare tante cose. Per esempio, proteggete tanto il vostro cellulare, perché se qualcuno riesce a impadronirsi il vostro cellulare e a sbloccarlo, a quel punto, se avete attivato l'autenticazione a due fattori, a quel punto può ricevere tutti i vostri SMS di sicurezza, leggere le vostre mail perché avete tutti i client di mail che è liberamente accessibile al cellulare e quindi può prendere veramente il controllo della vostra vita digitale in un istante. Quindi, allora torniamo un secondo. Allora, quindi vi ho detto, se siete arrivati fino a qui nel webinar dovreste avere chiare due idee, che sono la crittografia asimmetrica e le funzioni hash. Adesso su questa parte andrò abbastanza veloce perché tutto si costruisce su queste idee. Allora, micro storia del web. Il web 1.0 era il web in cui tutti leggevano dai server, cioè nel web 1.0 le persone leggevano informazioni fino al 2004. Poi arriva Facebook, grosso modo, e si parla di web 2.0, la gente legge e scrive. La gente legge e scrive, la gente inizia a pubblicare la foto di quello che ha mangiato a pranzo su Facebook. E oggi arriviamo al web 3.0. Leggo, scrivo e possiedo. Possiedo, notate, qui è scomparso il server in mezzo, cioè è una struttura decentralizzata. E a questo punto vi domando, si può possedere digitalmente qualcosa senza dipendere da una CA?
In altri termini, possesso decentralizzato è possibile? Allora, perché notate, ovviamente, che cioè, notate che su tante cose allora, siete, diciamo, probabilmente tipicamente. Ah, Gianluca Provenzano mi chiede: nelle PA si sta cominciando a implementare tutto questo sistema o siamo ancora all'inizio? Si sta iniziando, l'INPS sta lanciando diversi progetti basati sulle blockchain. Vedremo più in là adesso che la Banca Centrale Europea sta per lanciare un euro digitale. La consultazione, in teoria, si dovrebbero avere notizie a ottobre. Dopo vi faccio vedere il sito, ne parliamo. E gli NFT in realtà consentono di fare cose interessanti su cui forse non avevamo pensato. Andiamo avanti. Allora, per parlare della blockchain, vi racconto un attimino che cos'è il Bitcoin, che è l'esempio di grande successo, che è una criptomoneta open source. Quindi qual è l'idea? Non è stata la prima moneta digitale. L'idea qual è? L'idea del Bitcoin è basato sul fatto, notate, è abbastanza complicato in questo senso, perché la vera domanda è che cos'è una moneta? Cioè noi come gestiamo tutto quanto? La moneta è storicamente un mezzo di scambio, dovrebbe essere riconoscibile, divisibile, trasportabile, trasferibile. Ecco, la moneta è tale che io posso dare dei soldi a qualcuno. Diciamo in mezzo alla strada, posso comprare qualche cosa, eccetera, la moneta. Se passo a una criptomoneta, allora la criptomoneta inizia a essere complicata perché è una moneta le cui proprietà, sicurezza e difficoltà di sostituzione derivano non da proprietà chimico-fisiche, ma stavolta matematiche. Le proprietà chimico-fisiche sono quelle del fatto che le banconote sono realizzate in maniera non falsificabile. Quindi al momento non ci esistono tantissime criptomonete. E i due aspetti di criptomonete sono due essenzialmente: come viene stampata e come viene scambiata. La parte della stampa vi lascio queste slide nella parte del materiale, ma diciamo al di là degli scopi. Perché per gli scopi nostri ci interessa solo capire come funziona l'approccio. Ecco, e come funziona l'approccio? Funziona con l'idea di chiave privata e chiave pubblica. In questo caso non c'è una certification authority, ma chiunque si può installare un programma sul proprio computer. Con questo programma, lui in prima persona si crea una chiave privata e una chiave pubblica, e a questo punto entra nella rete dei Bitcoin. Adesso, diciamo, questo perché? Questo perché è importante? È importante perché a questo punto, notate, non c'è una certification authority, quindi l'idea di identità è sostituita dall'idea di chiave privata. Quindi essenzialmente quello che succede è che nella rete dei Bitcoin, allora, la rete dei Bitcoin c'è questa cosa interessante. Allora, la rete dei Bitcoin si chiama blockchain. Che cos'è la blockchain? La blockchain è un registro distribuito. Allora, vi faccio una. Che cosa vuol dire un registro distribuito? Vuol dire un registro dove non c'è un'autorità centrale. Allora, io vi domando, mi sapete dire chi ha vinto i mondiali del 2006? Vediamo se qualcuno risponde. Barbara, no, l'Italia ha vinto i mondiali di calcio, esattamente l'Italia. Perfetto. Allora, la domanda che vi faccio a questo punto è: lo sapete perché vi ricordate che i mondiali sono un evento gestito dalla FIFA, che è l'autorità centrale che gestisce i mondiali, e quindi Gianluca, Vincenzo, Sergio e Giuseppe siete andati subito sul sito della FIFA per vedere chi ha vinto i mondiali, perché siete d'accordo che è la FIFA l'ente che gestisce i mondiali, quindi noi per sapere chi ha vinto i mondiali dobbiamo aspettare un certificato della FIFA, giusto? In realtà no, esattamente, ecco Fulvio, no, dice perché io ho visto la partita e questa è esattamente tutta l'idea della catena di blockchain. Cioè, qual è esattamente l'idea? L'idea è che essenzialmente la blockchain è un registro distribuito che funziona con un'idea, ci sono dei passaggi tecnici, però l'idea qual è? È che tutte le transazioni, allora, come si fa una transazione? Allora, ogni utente ha creato con il suo computer
una chiave privata e una chiave pubblica. La chiave pubblica è quello che è l'indirizzo del suo portafogli. Solo lui che ha la chiave privata può dare istruzioni alla sua chiave pubblica. E la blockchain quello che fa è un registro di tutte queste informazioni. Come funziona la blockchain? La blockchain, anzi, vado su questa. Ecco qui, questo era per rispondere. Pure l'INAIL sta facendo blockchain e cambio di paradigma nei rapporti tra PA e cittadino. L'INAIL nel percorso di trasformazione digitale della PA, PSN, ecosistemi e blockchain. Poi torniamo. Allora, la blockchain che cos'è? La blockchain è una catena di blocchi. Come funziona la catena di blocchi? La catena di blocchi funziona in modo seguente. Io ho il blocco è fatto. Queste sono la lista delle transazioni. Le transazioni sono pubbliche, sono i risultati delle partite di calcio, cioè tutti quanti vediamo il campionato. Noi non dobbiamo andare, noi non andiamo sul sito della Federazione Italiana Gioco Calcio per vedere il risultato della partita. Perché? Perché abbiamo visto la partita in diretta, perché siamo andati allo stadio, perché la cosa era pubblica. Tutte le transazioni avvengono pubblicamente. Come vengono registrate? Vengono registrate in questa maniera. Tutto quello che viene scritto qui, come è fatto il singolo blocco? Si fa l'hash di questo, poi si collega, si prende l'hash del blocco precedente, si aggiunge un timestamp, poi non se è una cosa tecnica, non ve la sto a spiegare, però l'idea è che di tutta questa cosa io ne faccio nuovamente un hash e finisce qui, finisce nella catena successiva. Quindi in realtà che cosa c'è? È che io posso, come funziona questa idea della catena? L'idea è che quello che sta scritto qui dentro, in qualche modo, dipende da tutta la catena di transazioni che ho visto precedentemente. Quindi, quello che succede è che in realtà, grazie a quest'idea di hash, nessuno può andare a modificare qualche cosa qui, perché se modificasse qualcosa in un anello della catena, tutti gli anelli successivi se ne accorgerebbero nell'hash in questo. E in questo se ne accorgerebbero qui e non funzionerebbe più niente. Questo vedete, allora questo nel sito trovate sempre il link alle slide. Questo è come funziona il blocco. Il blocco, come vi dicevo, è essenzialmente un hash più alcune cose tecniche che non vi sto a spiegare. La blockchain ha la particolarità interessante che se voi vedete qui vedete il previous del blocco 3, ma se io scrivo qualcosa qui, ciao. Adesso voi non sarete stati così attenti, è cambiato il previous del blocco precedente perché cambia tutto quanto. Quindi qual è l'idea della blockchain? È la seguente: è che io trascrivo tutto in un registro. Questo registro è liberamente accessibile. Ognuno dà istruzioni come? Avendo la propria chiave privata, io poi posso dare istruzioni che coinvolgono la mia chiave pubblica. La mia chiave pubblica è il portafogli mio digitale sulla blockchain. E quindi io con la mia chiave privata posso dire dai un bitcoin a Claudia Ilardi. E lo faccio cifrando con la mia chiave privata una serie di istruzioni. E questa cosa la faccio vedere a tutti nella rete, dicendo guardate, è questo il conto a cui stiamo facendo riferimento. E questa cosa viene decifrata, le persone controllano che la chiave pubblica, che è il numero del conto. Questa è una chicca. Allora, prima, quando c'era la Certification Authority, la chiave pubblica è liberamente disponibile e a ogni chiave pubblica è associata l'identità. Nel mondo della blockchain, tutti sanno quanto sta su ogni conto, perché le chiavi pubbliche sono proprio i conti. Ognuno ha la chiave privata corrispondente ed è in grado di dare istruzioni al conto corrispondente, ma nessuno sa la propria identità. È un meccanismo robusto, robustissimo, pure troppo. Perché dico pure troppo? Perché in realtà soffre di un grande problema. Il problema è che non avendo l'autorità centrale, quello che succede? Questo è un individuo, James Howells. Aveva comprato 7500 bitcoin e poi se ne è dimenticato, poi ha buttato il computer e poi ha scoperto che questa cosa era arrivata a valere 121 milioni di dollari. Ma il problema è. Ah, Fulvio, dopo ci arriviamo. Ma il problema di un sistema decentralizzato è che se tu perdi la tua chiave privata, nessuno te la può ridare. Mentre in un sistema in cui ci sono le autorità centrali, leggete, Stato e banche,
se io mi perdo il portafogli è sicuramente una cosa dolorosa. E dolorosa non tanto per il contenuto, nel mio caso non è mai, ma per il fatto che dentro c'ho la carta di credito, il documento di identità, quindi quello che devo fare è dolorosa per tutte le conseguenze. Devo andare ai carabinieri a fare la denuncia di smarrimento del portafogli, devo andare al comune e fare richiesta di nuova carta di identità, e sapete quanto sia complicato in questo periodo riuscire ad avere nuovamente una carta di identità. Devo andare in banca e chiedere un nuovo bancomat, devo bloccare il precedente, però diciamo alla fine di tutta questa serie di operazioni, per quanto dolorose, riesco a rientrare in possesso di tutto ciò che era mio. Adesso, in questo mondo completamente digitale, niente, se io perdo la mia chiave privata, la persona, questo James Howell, 6 anni che continua ad andare nella discarica a cercare il proprio computer, perché? Perché lì c'è la sua chiave privata e la sua chiave privata ce l'ha solo lui, nessuno gliela può ridare. E dovete stare attenti, quindi questa è un'idea. Quindi, in super sintesi, la blockchain che cos'è? È un registro distribuito, è pubblica, è trasparente, quindi ognuno può vedere quello che succede, tiene traccia di tutte le transazioni, non esiste un'autorità centrale e si utilizza un protocollo di consenso. Adesso questo è. E essenzialmente è un registro distribuito e decentralizzato. E grazie a questo meccanismo di chiavi pubbliche e private io posso usare per gestire tantissime cose. Le valute, Bitcoin o Ethereum. No, Ethereum, diciamo, ci sono voci contrastanti, non si sa con sicurezza. Titoli di qualsiasi tipo, i cosiddetti non fungible token, NFT, e il codice che verrà eseguito a verificarsi date condizioni, i cosiddetti smart contract. Allora, vi dicevo, questo abbiamo visto che cos'è, la demo della blockchain. Vi volevo dare, queste sono cose tecniche, vi lascio come materiale per il fatto che non si può. La cosa interessante è che a questo punto arriviamo a, qui sto andando avanti perché il tempo è quasi, siamo quasi arrivati al tempo delle domande finali, Bitcoin e i media. Quindi qual è l'idea? È che, notate, ci sono diverse altre criptovalute, fra cui pure Facebook aveva fatto Facebook Diem, precedentemente Libra, ma è un progetto ormai dismesso da Facebook, anzi da Meta. Però la Banca Centrale Europea parla di un euro digitale che ancora non si sa esattamente come sarà, non si capisce l'idea. Allora, tenete presente perché uno pensa all'euro digitale? Allora, qual è la grande differenza che c'è fra, e questa è una domanda complicata per vedere se avete capito, qual è la grande differenza che c'è fra. Io non posso fare un bonifico a qualcuno, non è questo già un euro digitale? Che differenza c'è con la moneta? Qualcuno ha qualche idea? Bravissimi, elimino le banche, bravissimi, elimino la mediazione. Cioè, elimino la mediazione, io in questo momento posso dare 20 euro in contanti a qualcuno senza che nessuno lo venga a sapere. Mentre invece, se devo fare un bonifico, beh, c'è tutta una serie di attori che vengono a sapere questa cosa. Allora, Tommaso mi chiede, nella blockchain vengono memorizzati gli estremi delle transazioni, i dati risiedono in realtà in tutti i server, cioè i dati risiedono contemporaneamente in tutti i nodi che partecipano alla rete. Questa è l'idea della blockchain. E andando avanti, questo mi ricollego alla domanda che aveva fatto originariamente Andrea Bardin. Andrea Bardin che aveva chiesto, la blockchain potrebbe essere utilizzata per il voto elettronico? Beh, un sistema di voto digitale è molto semplice. Allora, vi ho detto che nella blockchain, in realtà, quando io parlo di moneta, posso fare, ci, devo distinguere due aspetti, come viene creata, e nel caso di Bitcoin è abbastanza complesso, vi lascio il materiale, e come viene scambiata, scambiata usando la blockchain. Un sistema di voto digitale può essere fatto banalmente, lo Stato crea una moneta per ogni cittadino, il voto, quindi lo Stato, che è ovviamente un'autorità speciale, manda a ogni cittadino una moneta, che è il suo voto. Ogni cittadino viene fornita la sua moneta, ogni cittadino trasferisce la sua moneta verso il suo candidato e abbiamo realizzato un sistema di voto elettronico sicuro in cui ognuno può verificare che il proprio voto sia stato conteggiato per il candidato per cui ha votato. Ognuno può verificare il risultato delle elezioni, si mantiene l'anonimità del voto. E allora, Fortunato Barbaro, sì, un euro digitale potrebbe essere rubato. Tocca vedere come. Tipicamente per rubare questo bisogna essere in possesso delle
della chiave privata. Questa è l'idea di furto. Ma attenzione, perché allora, a questo punto, per questo vi dicevo, inizia a essere un mondo complicato, perché in assenza, esattamente, in assenza di un'autorità centrale in cui io posso andare a reclamare tutto quello che viene trascritto sulla blockchain, io ce l'ho e lo posso possedere come non fungible token, i gettoni, le criptovalute e poi adesso gli smart contract. Ecco qua, però attenzione, la cosa importante, ecco qui, questi sono esempi di NFT, però questo è stato un mercato speculativo dell'arte, ma tra l'altro alcune cose hanno raggiunto valori di svariati milioni di dollari. Io vi domando, fra l'altro questo crea un pochettino delle domande a cui non voglio dare risposte, ma diciamo, notate, l'idea qual è? È che tutti quanti vedono questa grande tutti quanti vedono questa immagine che è Every Days di Beeple da Christie's, ma uno solo è il proprietario perché è una persona che ha la chiave privata che in un registro condiviso in una blockchain è trascritto che quest'opera d'arte appartiene a qualcuno, però quindi tutti abbiamo l'oggetto digitale, uno di noi ha il certificato di proprietà. Allora, tutto questo quindi nascono problemi legali a IOSA. Per esempio, Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha creato un NFT con il primo tweet di Twitter, che è un tweet pubblico. Quindi, se prendo il tweet e ne creo io un NFT, quindi io che cosa sto facendo? Prendo un file che è pubblico, che è il tweet fatto da Jack Dorsey. Lo metto sulla blockchain e provo a venderlo, cioè anzi lo metto sulla mia blockchain cifrando la mia chiave privata e mettendolo sulla mia chiave pubblica, che è la parte di blockchain di cui io ho il controllo, io ne sono il proprietario. Jack Dorsey è il creatore. Lo posso vendere io? Ci sono problemi interessanti. Esistono i marketplace per gli NFT, però a questo punto arriviamo alla parte complicata di questo mondo. Cioè, in questo momento non è facile comprare NFT e criptovalute. Perché? Perché se volete farlo direttamente nella maniera, se mi consentite, dura e pura, vi dovete registrare un wallet. Dovete convertire i soldi in criptovalute mediante una trading platform, per esempio l'italiana Conio per i Bitcoin Crypto è anche molto diffusa. Vi dovete interfacciare con un gestore di identità, per esempio MetaMask, se volete comprare su OpenSea. Dovete trasferire la valuta, se per esempio, lo so, sto dicendo cose molto complicate. Tutto questo per dirvi che se usate se anziché tenere voi le vostre credenziali, se anziché tenere voi la vostra criptovaluta, vi affidate a un servizio che è un exchange, che è essenzialmente una sorta di banca che gestisce voi le criptovalute, allora siete soggetti a questo che è successo. Trust No One, un documentario interessante di Netflix, praticamente racconta la storia vera di questo Quadriga. Quadriga era una società in Canada che era diventato il principale exchange di criptovalute. E che cosa voleva dire? Che io andavo, mi creavo un account su Quadriga, davo i soldi a Quadriga. Quadriga mi dava dei bitcoin, però qual era il problema? È che in realtà io non ero veramente il proprietario, cioè io non avevo la mia chiave privata, io avevo nome utente e password sul sito di Quadriga. E quello che è successo nel caso di Quadriga è stato che a un certo punto il fondatore di Quadriga, un ragazzo giovane e apparentemente in ottima salute, mi sembra di 35 anni o qualcosa del genere, è andato a fare un viaggio in India ed è morto, o almeno si suppone sia morto. Dopodiché, Quadriga, quando le persone hanno provato, dopo la morte del fondatore, a ritirare i soldi, Quadriga ha detto, dopo un po', ha detto, scusate, purtroppo il proprietario era l'unico che aveva la chiave privata. E di nuovo, essere l'unico che ha la chiave privata vuol dire che è l'unico che può accedere a quei soldi. Quindi, tutte quelle persone, per il fatto di essersi affidate a un intermediario, hanno perso i loro soldi. Quindi, esattamente, ecco, giustissimo quello che dice Fulvio, una transazione in Bitcoin per essere anonimo devi avere un portafoglio anonimo e convertire il contatto in Bitcoin esistono bancomat dedicati. Si può fare, però è molto complicato e soprattutto la sicurezza è affidata a voi. A questo punto esistono anche dei portafogli hardware, questi sono dei dispositivi
che essenzialmente è una penna USB sicura e cifra i vostri dati e a cui potete accedere con delle biometrie. Però vale quello che dicevamo prima, cioè se voi vi perdete questo dispositivo o se questo dispositivo inavvertitamente smette di funzionare, voi non avete accesso più alla vostra chiave privata e quindi abbiamo questo paradosso per cui voi da un lato la vostra chiave privata vi garantisce di accedere ai vostri beni digitali, vorreste copiarla quante più volte possibili per essere sicuri di non perderla, ma tante più volte possibili la copiate, tanto più siete soggetti a attacchi. E vi ricordo che chi ha la vostra chiave privata, praticamente è voi, cioè non è la banca. In questo caso, chi ha accesso alla chiave privata è esattamente quello che ha il controllo dei soldi, degli NFT e di quant'altro. Allora, è un mondo interessante perché, per esempio, c'è una compagnia aerea, Flybondi, per dire, tornare alla semplificazione. Allora, è al tempo stesso un mondo complicato, ma consente di fare cose semplici, cose di cui avevamo un pochettino perso la possibilità. Cioè, immagina, ecco, questa compagnia aerea ha iniziato a vendere i biglietti in formato NFT. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che io compro il biglietto dalla compagnia aerea, ma il biglietto è pubblico e sta su una NFT. Il biglietto non è associato all'identità, ma è associato a come al solito, ormai lo dovreste aver imparato, alla mia chiave privata, ma io lo posso vendere. Voi in questo momento immaginatevi, possiamo rivendere un biglietto aereo che abbiamo comprato da qualche parte? Assolutamente no. No, invece questo consente per esempio di rivendere i biglietti. È un mondo, diciamo, strano che sta cambiando. E la semplificazione ne deve tener conto, soprattutto perché in realtà adesso quello che può fare, e però su questa parte mi taccio perché siamo arrivati all'ultima parte, perché in realtà noi possiamo fare, possiamo, abbiamo visto che la blockchain può ottenere dei numeri e diventa il nostro conto corrente bancario e tiene traccia di quanti bitcoin possediamo. La blockchain può ottenere dei certificati di proprietà digitale, quindi io posso possedere un biglietto aereo e posso casomai rivenderlo. La blockchain però, siccome è tutto digitale, alla fine è un computer. Posso far eseguire del codice e posso far eseguire il codice vuol dire tante cose, vuol dire io posso fare dei contratti veri e propri, contratti semplici in realtà, contratti semplici del tipo se tu dai X Bitcoin a me, io do Y Ethereum a te. E questa cosa, diciamo, io non devo più, non ho un intermediario che garantisce, ma viene gestito da un programmino che è condiviso e che valutiamo e che nell'istante in cui arrivano a me X Bitcoin fa partire Y Ethereum diciamo, nel portafogli di chi me l'ha trasferito. E questo quindi pone, attenzione, pone nuove idee per le truffe, perché tantissimi sono stati derubati i propri NFT, come avevano dei portafogli in cui possedevo degli NFT, la gente diceva, guarda, sto lanciando una nuova linea di NFT, te ne regalo uno, lo vuoi? Loro dicevano sì, grazie. In realtà dentro l'NFT c'era uno smart contract, lo smart contract non è nient'altro che un virus, e a quel punto il virus entrava nel tuo portafogli e dava l'istruzione di svuotare il tuo portafogli. Qual è la particolarità? La particolarità è che in questo caso io so esattamente qual è il conto, siccome sulla blockchain è tutto trasparente, io so esattamente il conto dove mi sono stati rubati i soldi, ma non posso fare niente perché non so l'identità della persona che c'è dietro quel conto. C'è un precedente interessante, un giudice americano in seguito a una truffa basata su criptovalute ha dato disposizione al truffatore di restituire i bitcoin, ma il giudice non sa l'identità del truffatore, quindi ha solo emesso un mandato in cui dice il proprietario di questo conto su blockchain deve restituire i soldi. Quindi abbiamo un caso in cui un giudice ha dato una sentenza anonima. Quindi è un mondo interessante e è un mondo interessante, un mondo complicato, ma che possiamo semplificare parecchio usando queste tecniche. Ecco, vi lascio il materiale, come avete visto, era molto era diciamo è sovrabbondante perché vi consente di tra l'altro lo smart contract è previsto anche dalla normativa italiana dal 2019 e quindi insomma c'è un quadro normativo però
Che cosa volevo cercare? Spero di essere. Cioè, l'idea qual è? È che dalla crittografia classica l'uomo ha sempre avuto la necessità di sicurezza delle informazioni. E da questo è nata la crittografia. Dalla crittografia classica, quando siamo passati al computer, è nata l'idea geniale di crittografia asimmetrica. Vi ho detto magia. Usiamo le funzioni hash, le usiamo in informatica per controlli di vario tipo, incluso salvare le password. E la blockchain combina queste due idee, semplici tutto sommato, perché senza entrare nei dettagli, però le idee sono semplici. E a questo punto, criptovalute, NFT e smart contract si basano su blockchain e ci danno possibilità di fare cose che noi non possiamo fare. Ecco, allora, vediamo un pochettino la domanda. Se volessi domanda di Fulvio, se volessi mettere su blockchain il processo di selezione personale, un curriculum relativo a competenze dovrebbe essere certificato, validato a monte da tutti i soggetti e aziende citate nei curriculum? Potrebbe essere. Questa potrebbe essere. In realtà, grazie Fulvio per la domanda, perché citavo proprio il caso del fatto che le persone in realtà possono, al momento scrivono nei curriculum che mandano alle aziende. Se io scrivo e mi sono laureato presso la Sapienza in data tot, non ho. In realtà noi nel progetto semplificazione stiamo lavorando a qualcosa di simile, diciamo, non ovviamente legato tutto al mondo della pubblica amministrazione, però un progetto è quello di semplificare l'accesso a informazioni senza violazione della privacy. Cioè l'idea potrebbe essere, ve la semplifico, è che io in teoria, se io dichiaro mi sono laureato alla Sapienza nel 99, essenzialmente, e do una sorta di smart CV, quello che si può fare è che si può fare una richiesta al server della Sapienza senza violare la privacy, senza dire altre cose. Dice: è vera questa informazione? Sì, no. Se non è vera, uno, diciamo, quella casellina viene eliminata. Però, diciamo, immaginatevi in chiave pubblica. Io dichiaro di essere residente del comune di Roma e a un certo punto voler avere accesso a degli incentivi. Una cosa a cui stiamo lavorando è cercare di semplificare il processo di autocertificazione per fare in modo che le proprietà che io sto, gli attributi miei personali che sto dichiarando, cioè gli attributi nel senso di dati ovviamente, sono essere residente a Roma, vengano usate in maniera appropriata per garantirmi i diritti di cui hanno diritto tutti i residenti a Roma. A questo punto, diciamo, siamo arrivati al termine, quindi vediamo se ci sono altre domande o quant'altro. Diciamo, so che ho sforato su materiale un po' di più, però vi ripeto, secondo me è una cosa importante capire che ci sono queste due idee, tutto sommato semplici, e poi tutto quanto comporta questo. E ricordatevi, non sempre il decentralizzato, il fatto che non ci siano autorità centrate, garantisce vantaggi, ma in noi porta anche parecchi svantaggi. Allora, Luigi, ti ringrazio tantissimo perché la tua lezione, come stanno scrivendo in chat, è stata chiarissima e effettivamente molto interessante. Quindi ringraziamo il professor Luigi Laura. Io ricordo a tutti che il prossimo appuntamento con il professor Luigi Laura sarà il 20 aprile e il tema tratterà algoritmi, intelligenza artificiale e decisioni. Quindi potremo, diciamo, risentire il professore su questo tema. Vi ringrazio per la vostra presenza e per l'attenzione che avete dimostrato e quindi stanno arrivando tutti commenti molto molto positivi. Vi ringraziamo. Il prossimo appuntamento con i webinar del progetto Delivery Unit Nazionale è per il 13 aprile 2023 e tratteremo un tema molto più, diciamo, legato a quegli aspetti della semplificazione to cure, che è l'affidamento diretto alla luce dei nuovi decreti semplificazione. Quindi parleremo insomma dei contratti pubblici e del codice degli appalti. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo il prossimo 13 aprile. Grazie professor Laura e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti per l'attenzione. Potete trovare sì, materiale ovviamente sulla scheda evento dei eventi PA.
E poi, insomma, entro domani vi saranno attestate le presenze. Grazie. Approfitto, rispondo all'ultima domanda di Vincenzo Sorrentino che mi chiedeva una semplice domanda: non c'è pericolo di transazioni pericolose legate a eventi fuori legge? Come si potrebbe risalire agli autori? Ovviamente l'idea è che questa cosa, diciamo, le criptovalute sono l'equivalente digitale della valigetta di banconote. Quindi, così come tu non rintracci una valigetta di banconote finché non fai irruzione da qualche parte e non cogli sul fatto chi si sta scambiando le banconote, valgono le stesse proprietà. Ecco, questa è l'idea. Può essere, però diciamo che ovviamente al solito, ai noi i fuorileggi ci sono sempre stati, i truffatori ci sono sempre stati. Noi stiamo spostando parte della nostra vita in un mondo digitale e quindi ci saranno sempre più truffe ed essere attacchi ed è sempre più importante la parte appunto di sicurezza delle informazioni. Niente, buon proseguimento a tutti, grazie ancora, grazie Claudia della. Grazie, arrivederci.